L'alba chiara. Sei chiara come un'alba. I pareri di Parietti. Sei fresca come l'aria. Quanti anni hai? Alba, eccoci. Buongiorno, ciao. Alba. Come va? Buongiorno. Tutto bene, tu come stai? Oggi sono un po' incazzata. Come mai? Perché? Perché guarda, io non guardo mai internet per non arrabbiarmi, no? Sì. Perché alle volte dico, guarda, sai perché non guardo internet? Perché alle volte prendi questi blog, questi siti, Ci sono delle cose interessanti che vieni a sapere anche su di te, gente che ti mostra magari cordialità, affetto, come succede su Facebook, eccetera, eccetera. Sì. E poi mi devi scusare un secondo, sto facendo una meravigliosa diretta radio con Radio Yes, bisogna che ci sentiamo tra 10 minuti. Sì. Ecco, grazie. Allora, ma scusami, non lo sanno che tu a quest'ora sei con Radio Yes, ma cosa sta lì a romperti le... Ma lo sanno, l'Italia lo sa che alle 13 sei su Radio Yes. Vabbè. Dovrebbero saperlo, ma sì. Non abbastanza. Allora sei inquieta perché sei andata su internet. No, sono andata su internet, sì. E io da anni non vado più né a vedere quello che scrivo, perché le volte mi incazzo e basta, sì. Sono delle tali scemenze, delle tali nefandezze, però in genere si attaccano le solite fesserie, la bocca, il naso, le orecchie, le cose, eccetera, eccetera. Ieri leggo questo articolo del signor Buttafuoco, sì. Che scrive per Il Fatto, sì. E dice, e leggo i rovinati da Berlusconi. Scorro velocemente e scopro che ci sarei anch'io. Uh-huh. E secondo lui io andavo a inneggiare Berlusconi. Io sì. Vorrei sapere, e che cacchio di giornalista è il signor Buttafuoco? Come si permette? Sì. Cosa, cioè, per una cosa del genere, io dovrei poterlo querelare, ma non per altro. Uh-huh. Perché, voglio dire, il signor Berlusconi, tutto sommato, adesso che si è tolto, mi è anche simpatico, e peraltro mi è anche sempre stato simpatico, anche perché ha sempre riconosciuto il fatto che io non gli ho mai leccato il culo. Certo. Che non l'ho mai votato e che nonostante lavorassi, io ho pagato di tasca mia per anni il fatto di non essere berlusconiana. Sì. Come si permette, signor Buttafuoco, di scrivere che io sarei stata una di quelle che inneggiava Berlusconi quando ho rinunciato a 9 miliardi nel 92 per non dover far parte degli Yes Men? Voglio dire, io vorrei sapere a che titolo un giornalista può scrivere una stronzata, scusate l'orario, sì, tutto sì, quanto, sì. Ma una stronzata simile. Ma non perché ci sia, voglio dire, ognuno ha le sue appartenenze, no? Ok? E io le mie non le ho mai negate e le ho sempre pagate, anche se tutto sommato a me la sinistra proprio vantaggi non ne ha mai dati. Sì. E mi posso permettere per questo di dire che non mi è piaciuto D'Alema in tante situazioni e tantomeno Veltroni. Non ho mai leccato il culo in vita mia a nessuno, sì. Tantomeno a Berlusconi. Quindi pretendo che signor Buttafuoco, che vi prego di rintracciare in qualche modo, mi chieda pubblicamente scusa nella stronzata che ha scritto. Guarda che lo farà, credo, perché noi stiamo lanciando le agenzie di quanto stai dicendo e ti posso anche dire che probabilmente... Ecco, prendetevi l'articolo di Buttafuoco dove scrive i rovinati da Berlusconi, sì. E si permette di dire che io avrei fatto parte della schiera di osannatori quando signor Berlusconi in persona riconosce che se c'è una che ma lui, è sempre scusa. Stata libera a 360 gradi, perché ripeto, così come critico Berlusconi, pur essendo di sinistra, io mi posso permettere di criticare sia D'Alema che Veltroni, perché non devo niente a nessuno. Certo. Va bene? Allora vorrei sapere a che titolo, lo ripeto, cioè potete dire di me che sono rifatta, potete, l'hanno detto, le cose più bieche sono state usate per dirmi, ma io non lavoro in Rai da 3 anni. Perché il signor Massa non gradisce la mia presenza e non certo per motivi di antipatia personale, dal momento che non ci conosciamo nemmeno, quindi 2 più 2 a casa mia fa 4. Sì. Ho rinunciato a 9 miliardi nel 92, sì. Nessuno ha scritto una riga per me, mentre per l'Arcuri, scusate, che per 24 ore si è pensato che avesse rifiutato di andarci a letto, non di farci un contratto. Eccolo. Per lavorare. Sì. Io sarei andata a lavorare, non una serata allegra. E voglio dire, con tutto il rispetto per l'Arcuri, che non mi ha fatto niente di male, mi è pure simpatica, voglio dire, però per quelle 24 ore dove sembrava che lei non gliel'avesse voluta dare a pagamento, che pagamento poteva essere Festival di Sanremo, è diventato un'eroina. Io che rinuncio a 9 miliardi nel 92 che mi avrebbero fatta ricca, nessuno ha speso una parola. Mi viene il dubbio che in questo paese essere donna e intelligente voglia dire immediatamente essere odiate da tutte le categorie di uomini.
permetto tutto, anche di odiarmi, anche di detestarmi, anche di non cagarmi, come ha fatto Renzi, come ha fatto per anni D'Alema, come ha fatto per anni Veltroni, non considerare tutto quello che io ho fatto nonostante la mia minigonna e le mie labbra rifatte, ma non permetto a nessuno di dire che io ho leccato il culo a qualcuno, perché questo veramente non lo posso sopportare. Allora, cioè, dite tutto quel che vi pare, però per favore fatemi sto bel lancio, vorrei che il signor Buttafuoco spiegasse in che occasione io avrei leccato il culo a Berlusconi. Sì. Allora, è talmente... Scusate. No, no, ma è nel tuo diritto. Dunque, è talmente iperbolica questa uscita di Buttafuoco, e poi non è neanche da lui, perché di solito è molto ben... Sì, ma vai a vedere l'articolo, lo vedrai. Lo sto vedendo. Aggiunge il nome di una mia collega, che per rispetto io non nomino, perché saranno fatti suoi quello che ha fatto, ma voglio dire, tutto quell'elenco io proprio non c'entro assolutamente nulla. Sì. Ma veramente non solo non c'entro nulla, ma per me è stato un sacrificio economico. Allora, senti, facciamo una bella roba. Siccome non avevamo sentito prima il professore Vittorio Sgarbi, perché era in ministero, e adesso lo abbiamo... No, lo abbiamo rintracciato. No, ma perché? Perché nessuno come lui può... professore, buongiorno, professore. Eccolo qua. Dunque... Ciao. Vittorio, oggi ho estrapolato un po' dal tuo vocabolario. Allora, vaffanculo, stronzi, ma avete rotto. Ma per quale ragione? No, perché Buttafuoco ha scritto che io sarei stata una di quelle che andava a leccare il culo, insomma, andava alle manifestazioni di Berlusconi a osannarlo. Ti risulta? No, ma si è sbagliato, ha sbagliato nome, non è possibile. No, sì, ma è meglio che faccia. Allora voglio dire, bisogna che cambi mestiere, perché non è che il mio nome adesso detto tra di noi, come se uno scrivesse. Ma non è un giornalista, è un fantasista qui. Allora ci siamo. Ho capito. Non va tolta la categoria di giornalista Buttafuoco, che è uno scrittore fantastico, e quindi in quanto fantastico ha sbagliato i nomi, ha chiamato, voleva dire un altro nome, ha detto il tuo. Ecco, perfetto, mi basta la tua difesa, perché credo che tu sia una delle persone che mi conosce meglio, anzi uno dei pochi amici che io ritengo di aver di considerare. No, anzi, io posso dire il contrario, che Berlusconi ha cercato di incontrarti, ma tu non l'hai ricevuto, e lo so, me lo rimarrei. No, non esageriare, la difesa sta esagerando, la ringrazio. Ecco, a me ha detto letteralmente, vorrei leccare il culo. No, trionfo, apoteosi. Ecco, vedi come si fa. Lecchi il culo a me è osceno. Vabbè, io voglio bippare queste cose che sta dicendo. No, non che Berlusconi desiderasse quello che lei non le ha concesso è la prova della virtù di entrambi. L'uno sì, che ma non si è fatto leccare. Oramai sono considerata, diciamo, una vecchia. Lui me l'ha detto non più di 6 mesi fa. Io ho chiamato la vede, guarda, ci sarebbe le cazzo il presidente. Ma dai, non posso farlo. Ma no, ma è come quando la Sant'Anché disse che lei non gliela, scusami, è come quando la Sant'Anché disse che lei non gliel'aveva data, ma chi gliel'aveva chiesto? Dire. Allora, pronto? Sì, ci siamo. Siete ancora? È una delizia. È una pippata unica questa trasmissione. Verremo condannati. Nessuno può sempre in metafora. Sempre in metafora, nessuno può condannare la grandezza del professor Sgarbi e di Alba Parietti. Noi stiamo citando Buttafuoco, lui che ha usato questa terminologia impropria. Esatto, questo. Sì, non ha detto lecca culo, ha detto praticamente la stessa cosa. Sì. Cioè, voglio però dire, ti era voglio... meglio se scriveva lecca culo, perché era più etica. Perché la Parietti aveva, come me, un porto franco, cioè ha lavorato, non so con quali profitti, forse nessuno, ma è comunque apparsa in televisione da Costanzo, che era l'unico esponente di Canale 5 che fosse dichiaratamente di sinistra, quindi noi potevamo avere certamente un proprietario di televisione che è Berlusconi, il che non è colpa di nessuno, le televisioni hanno un proprietario, ce l'ha la 7, ma nessuno va a pensare che quello debba essere il padrone, è quello che ha. Dopodiché ci sono all'interno degli eletti esponenti fini alla posizione politica e quindi osservanti rispetto al potere, e altri come era Costanzo che sono vese proprie isole di autonomia assoluta. Sì, ma questo vale anche per gente che magari tu ami meno, che sono ricci o le Iene o robe del genere. Comunque... Ma siccome la tua fortuna iniziò in quella trasmissione come la mia, quella fortuna ci ha messi in un porto franco per cui non era Berlusconi, ma era l'autonomia di... andiamo avanti, era l'autonomia di...
Costanzo di non essere... No, ma poi c'è da aggiungere un'altra cosa, che io e Vittorio facciamo parte di una razza in via di estinzione, di quelli che hanno avuto successo sul serio, cioè che non sono stati messi lì dalla mattina alla sera per grazia ricevuta da qualche benedizione, come dire, di qualche apparizione, di qualche ministro che dall'alto ha deciso che ci dovevano andare. Noi siamo andati lì perché la gente ci voleva lì, perché noi portavamo risultati, ascolto, e oggi come oggi, come dire, oramai siamo Alba, per Cerara, no? Ti devo fare una precisazione, perché uno, il numero, l'articolo di Botafuoco è sul foglio e non sul fatto, è sul foglio, e poi ti voglio leggere il passaggio che forse ti ha fatta inquietare. Dunque, fece il suo ingresso in società Daniela Santanchè, e con lei capitava di vedere, nei convegni dell'Italia che scende in campo, Paola Ferrari e Alba Parietti. Sì, è un visionario, non è un visionario, è una roba demenziale. Ha ragione il professore, secondo me ha sbagliato nome. Per no, me ha sbagliato. Vabbè, ma che cambi mistero, perché se io scrivo che Buttafuoco l'ho visto, tu proprio sei un gardè, ognuno nella vita può fare quello che vuole. Allora io ho visto vestito da trans il signor Buttafuoco fare, ho sbagliato nome. Sì. Cioè, voglio dire, ma con tutto il rispetto, forse, voglio dire, per quello che è la mia mentalità, è più più divertente vestirsi da trans che far parte di un'orda di lecca culo. Come finisce, ha detto, perché non si è capito poi quale fosse il discorso. No, di tutti quelli rovinati da Berlusconi, perché hanno passato talmente una vita a osannarlo che adesso cosa faranno da grandi, hai capito? Cioè, però senza la sua protezione. La Paola Ferrari, la Parietti, e poi che dice? No, e nessun altro. No, poi dice la Santanchè, poi dice che vinse le elezioni alla Camera in transatlantico, passò da Ignazio La Russa, che si sentì chiedere da Luigi Sidoti, un deputato di Catania: Ignazio, un posto, una cultura per mia non c'è. Questo dice Buttafuoco. Ma io lì proprio voglio dire, adesso con tutto il rispetto, ognuno la pensa come gli pare, ma non andrei, non potrei essere messa neanche se quel, al posto di Berlusconi ci fosse scritto Veltroni, ripeto, D'Alema oppure qualsiasi altro. Nel senso che non ho mai inneggiato nessuno se non a Don Gallo. Punto. È stato perché la Santanchè non è mai andata in Parlamento, tra l'altro. Senti Alba, è stata sottosegretario ma non è entrata in Parlamento. E poi la Ferrari è sul fronte avverso, perché a parte le sue simpatie politiche che sembrano di destra, ha sposato il figlio di De Benedetti. Ho capito, però si è candidata, no, mia grande, tu sai che sono sua testimone di nozze, però ti vorrei ricordare che si è candidata con la destra. Sì, appunto, ma non Storace. Voglio dire, non credo che Carlo De Benedetti abbia fatto i salti di gioia, ma in ogni caso lei no, ha preso. Sono tutte espressioni dell'autonomia che non riguardano affatto Berlusconi, perché Storace è Storace, la Santanchè addirittura, quindi ce ne sono tutte tre forme, due di destra e una non di destra, che non c'entrano niente con Berlusconi. Io posso definirmi anarchica, per cortesia, proprio per stare fuori dai giochi, perché no, però qualunque cosa tu fossi, come loro due, in comune hai che non avevi niente a che fare con Berlusconi. Perché non, nessuna delle tre, la Santanchè alla fine, ma dopo aver fatto mille campagne contro di lui, e alla fine odiando più Fini che Berlusconi, è diventata. Ecco, io invece sono sempre rimasta in tutti questi anni, da quando sono nata, anarchica, cioè loro giustamente un po' ci sono centrate, un po' no, io sono sempre stata alla stessa posizione, non ho mai cambiato posizione. Sentite, in attesa di un ospite che gradirete moltissimo in questa conversazione. Un altro? No, aspetta, perché questo è chiamato per te, è proprio l'ospite che ci riguarda. Voglio aprire e chiudere una parentesi. Tu una volta, Alba, adombrassi la possibilità che il professore ad un certo punto sonnecchi al cospetto di una gran donna quale tu sei. No, dorme 5 minuti a colpo. Si risveglia improvvisamente, poi dopo, ecco. Allora, per smentire quello che tu hai detto, io te lo smentì subito d'amblè. Ma no, allora, ho le testimonianze filmate. No, no, ma io qui sono al cospetto di un articolo intervista del mio amico Giancarlo Dotto, che è uscita oggi sul settimanale Diva e le donne, che è stata realizzata a Carovigno, dove Giancarlo raggiunse il professore in occasione di una serata nella quale il professore era proprio completamente una dinamo di cose, perché lo racconta Giancarlo Dotto, ovviamente era in ambito di presentazione di Piene di Grazia, che lui faceva contemporaneamente un aggiornamento sulle mappe, del quale dice Giancarlo lui è addirittura un
cultore esasperato, ancorché firmava autografi originali ad ogni singola donna che gli si apprestasse, e poi era a tavola e correggeva le bozze di un pittore che nel, mentre gli si era sì, fatto da presso e poi era a custodire e gestire un mondo di femminilità che partiva da certa Luana